7:33 minuti, Caterpillar AM. Allora, Eccoci, con la direttore. Beh, calzamaglia direttore. pesante, Calza maglia pesante, pantaloni di lana, sciarpa, berretto, emergenza freddo. Questo c'è sui giornali oggi. Questo è il problema del paese odierno e anche noi non siamo stati da meno. Beh, assolutamente abbiamo individuato quella che è la falla nel nostro abbigliamento, che è quella del pantalone maschile. E abbiamo chiesto quindi a tutti come vi proteggete dal grande freddo, ma non solo agli uomini, ma anche alle ragazze. I giornali, in questo ci sono di grande aiuto. Ieri la stampa, oggi il Corriere della Sera, ci danno consigli importanti come quello di mettersi i guanti sulle mani. Il Corriere di oggi ce lo ricordava, direttore, i guanti sulle mani. Ci può essere magari qualcuno che si sbaglia, li mette sulle orecchie. Dove se li mettono questi guanti? Io non lo so. Benedetta. Ma non lo so, dopo che hanno usato di spiegare alle donne che sono delle equilibriste, che fanno di tutto, che devono stare attente perché il collane è leggero, non è che Sì. tiene tanto Il caldo. collan. Io francamente Manca la non so Repubblica. più che cosa Manca la dire. Repubblica, l'aspettiamo per domani, il Domani, dai. decalogo della No, Repubblica. per Domani favore, arriva. direttore Zio Mauro, non lo Il faccia, decalogo, non lo domani faccia, arriva, non lo domani faccia, arriva. non lo Io lo faccia, so, lo non lo so, lo faccia, so, lo so. resista. A parte che magari l'hanno già fatto il inserto salute e ce lo siamo E già siamo persi, persi. Ma lì a Roma, pavento. direttore, che temperatura c'è? Ma per ora è ancora assolutamente sopportabile. Vedremo che cosa sarà questo grande freddo. Boh, non lo so. Qui a Roma, sapete, Normale. il problema a Roma è quello dei riscaldamenti, soprattutto nei condomini dove sono centralizzati, perché funzionano in certe ore e siccome la coibentazione lascia molto a desiderare. Non è che a Milano sia come in Europa, se vai a No. Praga Beh. le case sono fatte molto meglio da questo punto di vista. Ma a Roma e nel sud, quando c'è freddo, il freddo si sente. Picchia, Beh, allora, picchia. Si sente anche qua, perché però si aggiungono i maglioni, cioè io ho tutto questo allarme, Direttore, lei ci francamente. lancia però un assist formidabile perché è in corso la campagna di Mi illumino di meno che culminerà il 17 di febbraio e la coibentazione, anche proprio la regolazione della temperatura domestica è uno degli elementi fondamentali della nostra La campagna. regola base, Ardemagni, è non prima spendere di più e aumentare la caldaia e il riscaldamento. Esatto. Prima bisogna chiudere gli spifferi. Prima bisogna mettere i serpentoni sotto le finestre. Bisogna cambiare, mettere i doppi vetri. Bisogna fare in modo che la casa diventi un involucro praticamente ermetico e resistente al freddo che entra da fuori e qualcosa che mantenga il caldo. A quel punto si può mettere meno calore in E casa. poi imporsi con gli amministratori, se anche abitiamo in una casa vecchia, anche abitiamo in un condominio che non è Coibentato. coibentato con le ultimissime regole, a quel punto si dice regoliamo bene questi riscaldamenti. Entrare in una casa a 24-25 gradi è inutile, fa male alla salute e Benedetta. Ci sono i maglioni apposta, No, non lo so. scusami, no, Ardemagni dice le cose giustissime. Il problema è che vestito così mi riesce difficile Però mi dà prenderlo. un esempio a chi invece di alzare il termosifone si Brava, brava, copre di più, per brava cui è il Benedetta, primo certo. messaggio di Mi illumino di meno di Questo è questa vero, stagione. questo è vero. E allora su Facebook a centinaia state scrivendo per quello che è il problema amletico che Ardemagni ha posto questa mattina, come fanno gli uomini a proteggersi dalla cintola in giù, come fanno perché non esistono quei pantaloni che ma non ho capito No, Ardemagni no, non esiste qualcosa di normale come c'è il maglione per la parte sopra. Il pantalone è sempre sottodimensionato, oppure devi mettere quelle cose molto tecniche, la calzamaglia, quello da sci, quello da moto. Ma noi vogliamo un capo d'abbigliamento normalissimo che puoi mettere anche in ufficio, che però ti protegge una volta fuori quando c'è il meno 15. Vediamo su Facebook cosa dicono. Caterpillar AM, cercate questo gruppo e partecipate al dibattito, mentre invece è stato il grande giorno dell'Europa ieri. Monti, la Merkel, Sarkozy e forse l'ombra di questo scambio dietro le quinte. Qual è lo Sì, beh, scambio? mica tanto, no, mica tanto dietro le quinte, cioè si parla Senta da un po', tanto senta un tempo, po'. no, l'avrà già detto il direttore sul Corriere della Sera, che forse oltre alle misure di sviluppo di cui solo si chiacchiera arriveranno anche gli Eurobond, la Germania forse toglie il veto. Anche se a me questo 3% di debito da rimborsare all'anno mi fa venire l'angoscia, perché prima ho chiesto a Ardemagni di aiutarmi a fare un conto, erano venuti fuori No, se il dato di partenza è 1900, sono 57, c'è cioè poco Ecco, per cui da a me... sfogliare
la verde. Questa austerity europea, insomma, no, ma non c'è questa cosa. No, su questa cosa però no. Però dicono no, questa cosa è no, il 57 è il conto che faceva Ardemagni, cioè sostanzialmente il rientro del 3% annuale, pur sì, con qualche il rientro, però la questione è che loro dovranno tener conto di crescita o recessione, ecco. Quindi in recessione noi respiriamo, il che significa che questa cosa bisognerà farla soprattutto se ritorna il periodo delle vacche grasse, mentre diciamo il rientro ci si può puntare, ma non è obbligatorio e sanzionato in un periodo di recessione con quello che si apre. Questa per l'Italia è un vero successo. Male. Per l'Italia questo è un vero successo. Naturalmente la questione vera è che insomma, c'è stato un giornalista che gli ha fatto questa domanda. Monti ha risposto, stando alla metafora, la sete di rigore budgetario della Germania è stata soddisfatta, ora deve venire qualcosa d'altro, perché se non venisse questo qualcosa d'altro, per esempio il bond per la crescita di cui parlava Benedetta, siamo nei guai, insomma, non si va avanti solo con misure di rigore, no? Questo è evidente. E lei che dice, arrivano o no gli eurobond? Io penso che sono sollevato personalmente, perché fino a un mese fa pensavo che i no tedeschi costituissero un ricentrarsi della Germania sulla politica pantedesca, quindi un tornare indietro dall'impegno europeo. Invece pare che così non sia. Allora, se tu stai dentro con la testa tuffata nell'Europa, non potrai non prendere misure di questo tipo. Se veramente la Merkel non ha un piano B, mi tengo nei paesi satelliti, chi se ne frega, come sembra, insomma, Monti ha una carta da giocare, mettiamola così. Questo direttore, c'è anche che la Merkel fra pochi mesi potrebbe veder scomparire il suo amichetto Sarko. Ma lei si impegnerà per non farlo scomparire. Questa è una cosa molto strana, perché si dice di una dipendenza di Monti dalla Merkel, ma allora che si dovrebbe dire di quella di Sarkozy? Sarkozy attaccatissimo. Oggi tra l'altro abbiamo sentito anche Piero Angela, che ci ha ricordato appunto sull'onda del suo libro A cosa serve la politica, ci ha ricordato che fine hanno fatto i politici in questa fase dove i tecnici prevalgono. L'intervento di Piero Angela è reperibile sul nostro podcast, già disponibile già online sul sito di Caterpillar. Ha fatto una piccola lezione Piero Angela, ha una capacità di sintesi, devo anche dire, sempre straordinaria. Anche Napolitano sullo stesso tema. E Galli della Loggia dice oggi sul Corriere quello che manca all'Italia è l'amor di patria, e quindi si discute molto di scelte esoteriche o imposte dall'esterno. Bisognerebbe discutere di quello che è bene per l'Italia, lo consiglia ai partiti. La vignetta. Eccola qua, ecco. Arriva per telefono Cinzia Poli. Il presidente Napolitano ha preso una laurea a Bologna. Chissà cosa ne pensa Michel Mazzone. È una laurea sfigata perché è arrivata oltre i 28 anni. Oltre gli 80. Grazie. Arrivederci, copritevi. Allora, copriamoci. Ora diamo... prima di dare la parola a Lorenzo Di Las Plazas, che saluto con le nostre notizie, vorremmo però, abbiamo parlato tantissimo di Italia, Paolo, e la Siria, abbiamo detto che la Russia blocca la risoluzione del Consiglio di Sicurezza, là dentro in Siria c'è ormai una guerra civile un po' dappertutto, diffusa nel paese, ma con un esercito che tiene ancora le redini. Sì, poi ci sono queste voci che rimbalzano dal web nelle ultime ore, 80, poi 120 morti secondo fonti dell'opposizione siriana, in rete si trovano filmati come questo, possiamo vederne un brevissimo estratto di persone accompagnate con la minaccia delle armi fuori da militari o almeno apparentemente uomini con divisa militare dell'esercito e costrette a incappucciarsi in una sorta di simulazione di esecuzione sommaria, immediata. Di Siria si occupano oggi molti quotidiani internazionali, tra questi lo spagnolo El País, che dedica al paese medio orientale proprio l'editoriale, dicendo che la Siria è sull'orlo della guerra civile, ormai si combatte anche alle porte di Damasco.
bellico e il no della Russia rischia di aggravare la situazione perché potrebbe mettere a repentaglio addirittura l'integrità futura del paese. Dal Paese al Washington Post, anche qui articoli, analisi sulla situazione siriana. L'America faccia di più per premere su Mosca, dice il quotidiano, perché senza il via libera di Putin e di Mosca non si potrà sbloccare la situazione siriana e si rischia veramente che questa poi si contagi al resto della regione. Allora, pubblicità e poi le nostre notizie con Lorenzo Dillas Plazas.